Bentornati alla nostra rubrica A tu per tu. Anche questa volta andremo a intervistare un volto noto della nostra provincia, della nostra regione, un volto stranoto, anzi grazie perché per lo stranoto. Alan Conti, tra una cosa e l'altra hai lavorato nel giornalismo un po' dappertutto, perché sì. Alto Adige TV, sì. Al giornale Alto Adige, cos'altro? Un entrenove dei media, basta, portali vari, sì. Praticamente un sei dappertutto. Tutti, no, che sennò poi la pinuccia di cedro mi viene male. Sei come il prezzemolo, caro Conti, dalla meravigliosa capigliatura. Esatto. Sì. Allora, sai che per i prossimi 10 minuti ci faremo i fattacci tuoi proprio sì. biecamente, e quindi dovrai, come hanno fatto tutti, giurare sì. sulla foto di Ezzi con la tua volentieri. Bella manina. Sì. Giura che dirai tutta la verità e nient'altro che la verità. Sì, quasi tutta, sì. Quasi tutta, no, tutta. Dai, va bene, tutta e nient'altro. Giura che risponderai a tutte le mie domande. Ah, sì, quello sì. E giura che non mi picchierai quando sarà finita questa intervista. Ma no, non ti picchio, no, al massimo non ti parlo più. No, dovrei parlarmi, per favore, ci tengo. Va bene, va perfetto, bene. Grazie. Vuoi posso tenere Ezzi? Mano, sì, perfetto. Perché poi agito le mani. In TV. Sì, poi, sì. Insomma, è un bel cosino da vedere, mi dicono, no? Sì, anche bello. Allora, dimmi. Alan Conti, sì. giornalista, ma sarà anche qualcos'altro Alan Conti, in 30 secondi. In 30 secondi? Fuori no, dal giornalismo. Alan Conti è sempre giornalista, sì. Sempre? Sì, insomma, sì, noi siamo sempre giornalista. Poi sono curioso, spettinato, così, poi cioè, mi diverto. Il giornalista uno lo è sempre, alla fine, no? Perché si fa i fatti degli altri, no? Esattamente quello che sto facendo adesso con te, non esatto, ti fa un po' strano? Cosa fai? Tu cosa fai oltre quello, no? Sì. E Alan Conti nasce sì. dove e quando? A Torino il 29 marzo 85. E quando ti sposti a Bolzano? Mi sposto a Bolzano a 6 anni, poi torno a Torino, poi torno qua, faccio un po' l'altalena avanti e indietro. Ah, da quant'è che sei qui fisso, diciamo? Da quando dalle scuole le ho fatte tutte qua, okay. elementari, medie e superiori. Superiori dove? Al Torricelli. Al Torricelli. Non dire festival. Non dico festival. Festival. Famiglia Conti, quanti siete? Sei figlio unico? Famiglia Conti ha una sorellina, a parte del papà, che si chiama Benedetta. Benedetta, quanti anni ha Benedetta? 2, quindi ne ha 12. 12, andate d'accordo? Sì. Sì, sì, siamo d'accordo. Per fortuna. Sì, sì. Cosa rara tra fratelli. Sì, ma no, abbiamo parecchi anni di differenza, poi insomma lei è brava. È merito suo che non è d'accordo. Oh, ok, immaginavo in realtà. E cani, gatti, pesci rossi, criceti? Un cane che si chiama? 9 anni. Che razza? Eurasia, era un tipico ciao ciao, misto tra ciao ciao e spitz. Di quelli super pelosi praticamente? Sì, esatto. Ok. Almeno lui. Non ti invidia la capigliatura secondo me? No, non credo. Credo che quella non la invidi nessuno. Fidanzato in no. una frequentazione? Friend for with benefit? No? No. With benefit. No, no. Niente. Siamo soli. Siamo soli e stiamo bene soli dal sorriso? Stiamo bene soli, sì, sì. Noi stiamo bene in generale. Così. Quindi non ci vuoi fare annunci? Non ci dici no. che stai per avere un figlio? Ti no, basta il cane? Non è il tempo di annunci. Ok, perfetto, benissimo, sono felice di aver toccato un no, tasto figura. Dolente, no, adoro. No, un tasto è toccato, diciamo così. Una tua mania particolare, quando sei a casa o sul lavoro, ce l'avrai una mania con quella faccia, non puoi non averla. Una mia mania? Sul lavoro, sul lavoro mi dà fastidio le cose banali, quando scrivono cose banali, poi mi dà fastidio tipo sono intervenuti sul posto quando scriviamo di cronaca nera, perché è ovvio che si interviene sul posto, non si può certo. intervenire su tanti altri posti, poi mie manie no, dai, manie no. Secondo me dormi col pigiama di Hello Kitty, hai proprio una faccia sì, di quello. Ma sì. mi piacciono un sacco di cose da donne, quindi può essere che abbia il pigiama di Hello Kitty. Magari questa, anche questa, la tagliamo questa magari. No, no, no. C'è un pigiama con scritto sono un macio latino. Wow. Potevo mettere quella. Esatto, infatti, mamma mia, vabbè, magari la riregistriamo con il pigiama con maciolantino. Hai Facebook? Sì. Selfie sì. e foto di cibo a manetta? Cibo a manetta? No. Selfie sì, qualcuna per colpa del fotografo. Ah ok. Non di tua spontanea volontà, sì, insomma. Anche di spontanea volontà. Ma sì, ma non c'è niente di male a fare un selfie, voglio dire, tutto sommato. Guarda. Ci dobbiamo sdrammatizzare anche un po', no? Perché poi in televisione siamo sempre così seri. Soprattutto sì, io, soprattutto adesso, ho capito, in questa adesso. Situazione. Destra o sinistra? Né destra né sinistra. Ci sono persone buone dappertutto. Oh, ok, e chi hai votato alle ultime elezioni? Chi ha votato le ultime? Sei pazza, non te lo dirò mai, non ti dirò neanche se hai votato. L'hai giurato su Ezzi? Ma non te lo dirò mai che ho votato alle ultime elezioni. Allora, chi non avresti mai votato alle ultime elezioni? Chi non avrei mai votato alle ultime elezioni? Sì. Boh, credo su Tiroler Freiheit, i Freiheitlichen, la destra tedesca. Non avrei votato l'Artioli, basta. E a livello nazionale? A livello nazionale, chi non avrei mai votato? Probabilmente il Movimento 5 Stelle. Ok. Credente? No.
Né credente, mai stato credente, mai stato praticante? Beh, si può essere credente e smetterla, sì, teoricamente sì, però no. C'è un sacco di gente che si sbattezza ultimamente, quindi mi sembra un po' strong come cosa, però. Sì, parecchio. No, non sono mai stato credente. No. Però se domani tuo figlio dovesse essere particolarmente credente o dovesse essere credente in un'altra religione, dovesse essere buddista? Sì, ma basta che non sia dell'Inter o del Toro, per il resto può tranquillamente farlo. Ah, sì, perché giustamente io e te condividiamo una passione bianconera che... Sì, non per le foto. No, non per le foto. Magari tagliamo anche questa, così i non juventini ci rivolgono la parola di nuovo. Ma non me la rivolgo lo stesso. Cioè, mio papà è del Toro, peraltro, quindi se mi parla ancora lui sono a posto. E vivi ancora a casa? No, vivo a casa mia. Ah, ok, solo, è per questo che sì. Andate d'accordo, Toro e Juventus. Sì. E tornando a se tuo figlio fosse, se sì. Tuo figlio ti venisse a dire che... Sei stufa, che sei cattivita che non ti ho fatto l'annuncio che aspetto il figlio. Sì, esatto, quindi adesso ti insisto su tuo figlio che secondo me nascerà, facciamo un pronostico. Sto scherzando? Sì, no, non farlo, sì. Un giorno, il figlio che magari arriverà, tra tanto, se ti dicesse sono gay... Beh, ma quello non è un grosso problema. Un po' mi dispiacerebbe, perché comunque le donne sono una cosa bella, però evidentemente se mi piace altro, va bene. Se non sarebbe un problemone. Se lo trovassi nascosto in uno sgabuzzino a fumarsi una canna? No, spero che non si nasconda nello sgabuzzino. Anche perché mi fa tappo un po'. No, non penso, cioè, voglio dire, non è una cosa gravissima. L'importante è che le cose si facciano più o meno con la testa. Poi se lo fa con la testa nello sgabuzzino, già che lo faccio nello sgabuzzino è indice che forse non lo fa proprio, esatto, con la testa, che proprio si nasconde da te, oppure che ti è vuole lo sgabuzzino quindi il problema, non la canna ma lo sgabuzzino. E se invece ti dicesse che vuole andare al Grande Fratello? Beh, oddio, sì, è libero di farlo, voglio dire, sì, fatti suoi, poi te ne racconto di questo, cioè. Poi per carità, come abbiamo... una cosa che tu non dovevi vedere. Ah, benissimo. No, va bene, sì, può farlo. Mi piacerebbe di più facesse Pechino Express o l'Isola dei Famosi, almeno si fa un'esperienza di vita, dicono. Caspita, effettivamente, quello potremmo andarlo a fare anche noi, sì, magari, per fuggire dal lavoro. No, per l'anno prossimo. L'anno prossimo invece che a tu per tu facciamo a tu per Pechino Express. Io ci sto, va bene. Televisione quindi ne guardi se conosci Pechino Express? Sì, poi conosco Pechino Express, ma non la guardo tanto la TV. Però c'è un programma che tu ti vergogni di amare sicuramente. Tu se mi sai da uno che si guarda Barbara D'Urso il pomeriggio. No, Barbara D'Urso mi sta tanto antipatica. No, a me piacciono le cose da bambini. Cioè, mi piacevano i Little Pony, però non me li fanno più. Che mi vergogno. Beh, ho visto qualche Jordi Shore e mi sono divertito. Anche se lo stile di vita non è esattamente, cioè è peggio che fumarsi una canna nello sgabuzzino, quello lì, sì. Io temo, però... Allora rifacciamo, se il tuo ipotetico figlio volesse andare a Jordi Shore... A parte che si deve palestrare a manetta e deve riuscire a leggere l'alcol in un modo che non so, visti i precedenti del padre, se riesce, però sarebbe divertente. Però con quel capello sarebbe bellissimo, sì, vederti, auguro, anche a te a Jordi Shore. Mi cercherei una frau che sia pettinata io, così a naso, Magari una parrucchiera? Ma no, perché no? Non si esclude niente della vita. Hai un film preferito? Un film preferito? Ah beh, film preferito no. La spada nella roccia. Wow, andiamo proprio sul Disney classico? Sì. Adoro. Perché simula, mi diverte. Mi ricorda me stesso. L'ultima volta che ti sei preso una sana sbronza? Ok, ieri pomeriggio. No, e... qualche tempo fa. Non troppo comunque. Era un revival delle elementari, questo è. Ok, insomma, sei tornato a casa tardi e storto. Sono tornato a casa, sì. Sei tornato a casa. Beh, è già un buon dato quello. L'ultima persona a cui hai detto ti voglio bene? L'ultima persona a cui ho detto ti voglio bene. Ma no, ce ne tante. Parenti, colleghe, amiche. Lo dico abbastanza frequentemente. È bello dirlo quando una persona vuole bene, una persona dirglielo no. Bravissimo, su questo siamo sulla stessa linea d'onda, mai trattenersi su queste cose. Tra 10 anni siamo di nuovo io e te qui, su questi divani, sì. Sempre allo Sheraton, se ci sarà. E cosa mi racconterai di diverso? Questa l'ho dovuta rifare, cioè me la sono potuta preparare, quindi tra 10 anni, beh, io avrò fatto un sacco di esperienze, ce le potremo raccontare, saremo cresciuti professionalmente, individualmente, no, ti rispondo come hai risposto prima, non lo so, perché è bello scoprirlo, cioè è bello non capirlo neanche tanto bene, no? E vedere tra 10 anni cosa è successo. Magari ci incontriamo tra 10 anni e tu mi dici, ma 10 anni fa, cosa pensavi? Ricordiamo, visto che l'abbiamo dovuta rifare, che comunque i figli ci saranno, perché te li ho affibbiati. Bravo, esatto. Gli diamo anche un nome, saranno Marco e Alice. No, Marco e Alice no. Alice guarda i no, Marco e Alice no. E adesso per chiudere, sì. Ti mando via con sei un volto dell'Alto Adige, sei un volto di Bolzano e quindi devi essere preparatissimo su Bolzano e l'Alto Adige. Allora, queste sono le parti che fate per farci fare figuracce. Bravissimo, vedo che hai capito perfettamente. Vabbè, aspetta, questi sono dei libri esatto. Importanti, sì.
cosa simboleggiano i 350 bunker esistenti in Alto Adige? Cosa simboleggiano? La paura del nemico dal nord, la paura dei fascisti, la paura della prima e seconda guerra mondiale e anche della guerra fredda. È una delle quattro, no? Sì. Sono solo tre. Alan Conti, io mettevo guerra giornalista fredda. Che abbiamo scoperto, non sa contare. No, no, ma lo so contare, ma l'ho scoperto già nel liceo scientifico che non si può contare quella. Festival. Metti la di le festival, non lo so, sai, non lo so neanche. Spara a caso, A, B o C? A, B. No, uè, è la C, mi dispiace, si ripete la storia del festival e non posso fare altro. Io aspettavo al festival, tra l'altro, quando avete vinto, malamente. Bene, chiudiamo questa parentesi. A me non resta altro che ringraziarti enormemente per la tua simpatia e per la disponibilità. Grazie, sì, no, ce lo devi lasciare, già vedevo che te lo stavi giurare su questo anche. Come? Ti fate giurare su questo? Tutti. Ah, va bene, allora. Tutti, ma te di più, perché se conoscendo che personaggio perché sei, devi giurare anche in uscita. Che va bene. Ti ringrazio infinitamente e a me non resta che salutarvi a tutti quanti, ringraziarvi per averci seguito e rimandarvi a un'altra puntata di A Tu per Tu.